Salve, la rassegna del calcio a 5, bentrovati appassionati di calcio a 5. Anche questa sera abbiamo tante cose da raccontarvi insieme a tanti ospiti e soprattutto insieme a Tiziana Pitton. Buonasera Domenico, buonasera a tutti, veramente tantissimi ospiti. Poi tu sei informissimo questa sera, quindi andiamo alla distrutta. Grande. Vado a presentare gli ospiti. Benissimo. Però. Stefano Scala. Buonasera, buonasera a tutti. Francesco Dario, che è il direttore sportivo della Cogianco Genzano. Fabrizio Criscuoli, allenatore buonasera. E giocatore della Broker Sport. Alessio Vidali, direttore sportivo della Broker Sport. Buonasera a tutti. Cristiano Marteddu, direttore generale di Rocca Secca Calcio a 5. Amerigo Miccinilli, allenatore della Visfondi, buonasera. Scusate. E poi abbiamo Roberto Martin. Buonasera a tutti. E Daniele Porcelli. Buonasera a tutti. Il re di vivo Daniele Porcelli. Tornato. Dunque, avremo modo di approfondire con lui tanti argomenti, ma andiamo con ordine e vediamo subito cosa è accaduto in Serie A2, anche perché c'è un ospite che sì. Ci racconterà bene di cosa stiamo parlando. Sì. Allora, Serie A2, Acireale Calcio, Napoli 4-4, Biancazzurri Fasano, CSG 1-9, Canottieri Lazio, Cogianco Genzano 2-4, Dilettantistica Regalbuto, Scafati Santa Maria 5-1, Modugno Calcio, Castro Frosinone 6-2, Napoli Mamà, Futsal Palestrina 1-1, Orange Passion, Meco Potenza 3-5. Bene, abbiamo proprio un servizio su questo big match tra Canottieri Lazio e Genzano, servizio confezionato da Enrico Pasquali Coluzzi, ricordiamo anche per chi... Sì, ricordiamo i nostri indirizzi che sono mondofutsal.net, che è il nostro portale, youtube.com/mondofutsaltv. E allora gustiamoci questo servizio, poi approfondiremo il tutto insieme a Francesco Dario. In questa partita ascoltiamo un commento del direttore sportivo della Cogianco, Francesco Dario. E che dire, è stata sicuramente una partita molto tesa. Inizialmente noi abbiamo subito un pochettino il fatto di non aver giocato per circa 40 giorni. Quindi non avevamo comunque ancora l'ultima partita. Poi ci siamo sciolti, abbiamo contenuto bene le loro iniziative e siamo riusciti a portare a casa il risultato, secondo me anche in maniera meritata. Loro hanno avuto sicuramente tante occasioni sui tuoi il nostro Luca Leofreddi, però è anche vero che a livello di coralità di gioco noi abbiamo comunque dimostrato di aver appreso in pieno i dettami del nostro mister Musti e siamo riusciti comunque con molta calma a gestire momenti di difficoltà ed uscire alla distanza. Adesso siamo concentrati sul prossimo avvenimento. Giovedì esordiremo in Coppa Italia con il Belluno, nelle Final Eight a Pesaro e speriamo anche lì di toglierci tante soddisfazioni. Stefano voleva chiedere qualcosa a Francesco? Beh, proprio in vista di questa partita di Coppa, se è l'ennesimo anno del DAP, potrà raggiungere questo doppio obiettivo? Noi andiamo a Pesaro concentrati e consapevoli della nostra forza, rispettando tutti quanti gli avversari. Sicuramente il Belluno sarà un avversario degno di un palcoscenico importante come le Final Eight. Andiamo lì consapevoli di avere comunque la pressione addosso da parte di tutti gli addetti ai lavori e siamo la squadra da battere, ma con il sacrificio e l'umiltà che ci ha contraddistinto in tutti i giorni degli allenamenti e tutte le nostre partite, siamo convinti che anche lì venderemo cara la pelle. Parliamo anche di Francesco Dario, questa tua esperienza, ulteriore crescita per te, come ti stai trovando, come prosegue questo percorso? Non vorrei essere ripetitivo, a Genzano ho trovato una grande famiglia, il presidente Carlo Giannini è veramente una persona che trasmette il suo entusiasmo quotidiano in questo sport che tutti quanti noi ci mettiamo l'anima per toglierci grandi soddisfazioni. Mi trovo benissimo e sono contento che stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto comunque già da quest'estate. Perfetto, voltiamo pagina, parliamo di una squadra che invece sta facendo benissimo nella Serie B, parliamo ovviamente del Latina Calcio a 5, vediamo come è andata innanzitutto i risultati. Vai Tiziana. Sì. Serie B, Albano Calcio, Calcetto Paolo Agus 3-3, Aloa Castelfontana 4-3, Civis Colleferlo, Carli Sportariccia 4-3, Elmas Alfa Turris non è stata disputata, L'Acquedotto Pro Capoterra 7-2, Latina Orte 8-1, Zirprato Sardo Prato Rinaldo 2-3. Tiziana, tu eri la nostra inviata, è stata una pratica facile da sbrigare. È stata una pratica molto facile, continua questa rincorsa all'Aloa da parte del Latina, sta andando benissimo, ricordiamo che il Latina ha una partita in meno ancora da giocare, questi due punti di distacco, però insomma si sta comportando veramente più che bene. Domani c'è la Coppa Italia, al Latina basta un pareggio per qualificarsi, per cui insomma
andiamo abbastanza lisci. Avevo detto che eri in forma questa sera. Sì. Vediamo il contributo realizzato da Fabrizio Agostini con le interviste al coach Batista e ad Andrea Terenzi. Un pessimo inizio di stagione, poi la squadra si è rimessa in carreggiata, l'entusiasmo fa solo che bene, anche perché ormai il traguardo sembra tangibile e quindi l'entusiasmo fa sempre bene, l'umore è quello giusto e dà la possibilità di giocarsi le partite con il giusto atteggiamento. Certo, non è consigliabile eccedere, ma mi sembra che in casa nerazzurra nessuno ecceda nelle dichiarazioni o in altro. Daniele Porcelli, in casa Aloha che aria si respira, tu che sai sempre tutto? Beh, loro preoccupa la sconfitta che hanno patito in Sardegna contro il Paolo Agus, ma si sapeva che comunque la formazione sarda era una, tra l'altro, accreditata verso la lotta, e poi si sono inserite queste due formazioni, la Loa e Latina, per cui un po' un passo indietro. La Loa pensa a giocarsi il tutto nello scontro diretto. Se dovesse andare bene per loro sarebbe un bel distacco, in caso contrario forse potrebbe porre degli effetti abbastanza negativi. Francesco Dario, in cuor tuo, è fatta per Latina? È fatta, sicuramente i due anni di esperienza passati della gestione della stazza hanno insegnato tanto. La squadra è forte e competitiva, altamente competitiva, l'ho vista anche cresciuta, io venerdì li ho visti giocare contro Lotte. Sono entrati con la giusta cattiveria e concentrazione, non hanno sottovalutato assolutamente l'avversario. Sono convinto che se continueranno con questo piglio, con questa concentrazione, riusciranno a tagliare prima dei playoff il traguardo finale. Se lo meritano veramente sia come società che come giocatori. C'è però questo scontro diretto da giocare sul campo della Loa, quindi volessimo fare un discorso in percentuale, quante ne attribuiamo alla Latina e quante alla Loa. Partiamo da Chris Cuoli, Fabrizio. Vediamo microfono. Se... Ecco. Un discorso in percentuale tra Latina e Aloha, secondo te 70% Latina? 60-40. 60-40, non Latina. Ti sbilanci? No. Cosa temi di più, il discorso fattore campo per l'Aloha? Sicuramente il fattore campo, perché la squadra secondo me è superiore Latina. Sentiamo Alessio Vitale. Beh, come ha detto il mister Chris Cuoli, poi essendo di Latina è normale che un occhio di riguardo si dà sempre ai colori nerazzurri, quindi diciamo che appoggio la percentuale del mister senza andare troppo oltre. Ci sarà secondo te un esodo di tifosi in quel di Zagarolo? Beh, oddio, è una dura partita che vede due belle squadre affrontarsi e quindi venderanno cara la pelle sicuramente. Sono stato subito corretto dal puntuale Stefano Scala che il big match si giocherà alla Futsal Arena a Roma. Sì, mi chiedo venia. Cristiano, secondo te? Un 50%. Ah, quindi 50-50. Secondo te è ancora apertissimo il discorso. È lo scontro diretto che farà la differenza secondo me. Americo Micilli? Darei un 90% a Latina e 10 alla Loa. Secondo me è solo un suicidio. È nettamente superiore alla Loa, è solo stato l'inizio che ha cambiato le cose, altrimenti Latina secondo me già adesso poteva quasi laurearsi campione con lo scontro diretto, invece hanno sbagliato all'inizio, però la rosa è nettamente superiore. Sei d'accordo Roberto? Dipenderà molto dallo stato, dalla presenza dei giocatori con cui andranno a affrontare lo scontro diretto entrambe le squadre, perché anche se il Latina è lo superiore, quindi io do un 70-30 per il Latina, quindi però ecco, dipenderà in quella partita così fatidica come ci arrivano, qual è stato di salute, infortuni o squalifiche con dei vari giocatori dei due roster. Completiamo il giro, Daniele. Io sono d'accordo con le percentuali di Roberto, però mi voglio riallacciare a quello che ha detto Francesco, perché lui ha visto una forte determinazione con l'Orte, che non è una squadra che, se andiamo a vedere la classifica, occupa un'ottima posizione, per cui non tanto dipenderà da questo scontro diretto quanto come Latina poi affronterà gli scontri con le altre formazioni, quindi di media bassa classifica, come si comporterà, se manterrà la stessa determinazione. Stefano?
Ma penso come Roberto, 70-30, soprattutto perché il Latina adesso è il principale artefice del proprio destino, quindi solo loro possono perderlo, hanno le qualità, la testa per poter fare filotto. Ovviamente con la Loa è la partita più difficile, anche se vanno a giocare in casa del Castelfontana proprio sabato. Comunque, come ho detto prima, saranno loro, quindi presumo che vada tutto alla grande. Francesco? Io dico Latina per il semplice fatto che ormai noi come Coggiacco abbiamo segnato la pista all'Arena, abbiamo tolto questo malocchio per le squadre ospiti, loro erano imbattuti da 2 anni lì al Porti Quinto, e auguro a Latina quindi di proseguire la nostra scia. Sono convintissimo, come ho detto prima, che riusciranno anche con un pareggio, ma sono convintissimo che comunque porteranno a casa 3 punti, perché ormai hanno la consapevolezza, la determinazione di essere una grande squadra. Tu che ne pensi, Inzia? Sì, io mi accordo. Ma sì, ma 95, il Latina 5, sulla carta è più forte, per cui dipende veramente solo da loro, insomma. Bene, benissimo. Direi di voltare pagina e iniziare a concentrarci sulla C2. Vediamo i risultati maturati in quest'ultimo turno. Serie C2. Atletico Anzio Lavigno, San Giovannese 4-2. Atletico Scauri, Virtus Fondi, non è stata disputata. Ceriara Calcio, Flora 9-5. Città di Cisterna, Terracina 6-1. Dilettanti Falasche, Atletico Gaeta 3-10. Gymnastic Studio Fondi, ASK Pomezia 5-3. Pontina Futsal, Century Latina 1-3. E riprendiamo con le panoramiche di Daniele Porcelli. Beh, la ginnastica approfitta del turno forzato della capolista Virtus Fondi, per cui vince anche se a fatica contro il Pomezia e diventa nuovamente la capolista del girone. Ora il campionato a questo punto si fa importante, perché le sfide che già domani sera ci saranno, su tutte spicca Century Latina Gymnastic Fondi e il Ceriara che andrà a far visita alla Virtus. Per cui sono le due sfide più importanti di questa giornata di recupero non giocata, ha fatto poi slittare il campionato il maltempo che ha imperversato anche sulla nostra provincia. Quindi la lotta è più concentrata, almeno per questa giornata, sull'interesse maggiore, no, la lotta, l'interesse maggiore è per la parte alta della classifica, non tanto per il fondo della classifica, dove a questo punto vedo ormai spacciata il Dilettanti Falasche, e domani tra l'altro si giocherà l'ultima chance a Terracina, mentre ci sarà un altro scontro per il Flora, l'ultima chiamata, ma l'avversario non è dei migliori, che è quel Città di Cisterna. Pontina Futsal, a questo punto io con le squalifiche che sono arrivate proprio nel corso della settimana, a mio parere ormai è fuori dai giochi. Stefano. Beh, ha detto bene Daniele, soprattutto sulla Pontina, questa era l'ultima partita per poter rientrare nel gruppetto di testa. Ovviamente domani si deciderà molto di questo campionato, soprattutto al Palabianchini, per questa sfida che per il momento non vede favorite, come la vedo io. La Century è in un momento difficile, ho tante partite da disputare, compresa la Coppa, mentre la Gymnastic ovviamente al Palazzetto dovrà soffrire almeno di più rispetto all'andata, quindi molto si deciderà da questa partita, anche se c'è Ceriara Virtus Fondi, comunque resta una partita molto importante. Perfetto. Benissimo. Noi salutiamo Stefano Scala che deve impegni salutarci. Inderogabili, lo costringono. Sì, c'ho l'aereo tra 10 minuti. Sì, allora sbrighiamoci e facciamo partire Stefano. Sì. Voi però restate lì perché torniamo tra pochissimo. Un attimo di pubblicità. Seconda parte di Mondo Futsal. Abbiamo parlato di Serie A2, di Serie B. Abbiamo iniziato a parlare di C2, cara Tiziana, sì. Ma di argomenti da trattare ce ne sono ancora moltissimi. Per esempio andiamo ad approfondire il discorso relativo alla partitissima tra Pontina Futsal e Century Futsal Latina. Vediamo proprio il servizio confezionato da Stefano Scala, se la regia è pronta può mandare in onda. Francesco, da osservatore esterno, secondo te chi lo vince questo campionato? Sarà una lunga lotta fino alla fine. Vedo sicuramente anche la Century Latina tra le protagoniste insieme alle due squadre di Fondi.
Sono convinto che non la squadra migliore, ma il gruppo migliore alla lunga riuscirà a vincere il campionato. Americo Vincinilli, secondo te? La lotta è probabilmente fra quelle tre squadre, molto dipenderà dal risultato di domani, perché se la Gymnastic dovesse uscire vincitrice dallo scontro, per la Century sarà molto più difficile rientrare. Penso che la squadra meno peggio delle tre da poter vincere sia la Virtus, per il gruppo di giocatori che ha. La Century ha avuto un problema grosso, è stato questo accentramento di tutte queste partite nello stesso periodo, quindi è difficile dare continuità in questa maniera, perché anche con la Coppa poi diventa veramente dura giocare ogni tre giorni e sempre poi la Century ha bisogno sempre di vincere tutte le partite per poter rientrare nella corsa, quindi è quindi un po' più difficile. Tour de force che può influire. Perfetto, voltiamo pagina, Tiziana. Sì, andiamo in Serie D. Ma... andiamo in Serie D. Girone A. Girone A. Broker Sport, Privernum 5-4, Città di Latina Oratorio, Eagles Aprilia 4-5, Indomita Anzio, Città di Anzio 0-5, Lele Nettuno, Latina Scalo Cimil 2-2, Real Podgora, Real Latina 4-1, Rocca Secca dei Volsci, Sisi Impianti Sportivi 2-2, ha riposato l'Atletico Rocca Massima. Esulta la Broker Sport, sì? Chiediamo subito al mister allenatore, giocatore, un po' tutto, Fabrizio Criscuoli. Sì, ho dimenticato anche capitano, perché voglio fare un po' tutto. No, finalmente è arrivata sta benedetta vittoria, perché ce la meritavamo, perché abbiamo giocato bene per tutte le volte che l'abbiamo sfiorata. E niente, siamo contenti e ci godiamo questa vittoria fino a domani che facciamo allenamento e dopo pensiamo alla partita di sabato. Alessio Vitali, com'è stata questa partita, questo 5-4? Una gara tirata? O... Beh, la partita è stata molto tirata fino alla fine, da ambedue le parti, ci sono state molte occasioni e i portieri hanno detto la loro. Alla fine però c'è stato il guizzo del capitan Manocchio, che... Io lo conoscevo un altro soprannome. Con il mister infortunato... E niente, ha avuto questo guizzo e ha dato la vittoria alla Cesegrì. Broker. Cesegrì. Beh, effettivamente ha avuto molte occasioni nel corso della partita e alla fine ce l'ha fatta, quindi ha portato la vittoria alla squadra, una vittoria importante che dà morale e niente, adesso siamo concentrati sulla trasferta ad Anzio di sabato. Adesso parla l'allenatore, via il capitano, il giocatore, parla l'allenatore. Cerca di dissociare le varie identità. Un bilancio, ti aspettavi questo tipo di percorso, questo tipo di risultati quando hai iniziato questa avventura? Beh, devo dire che gruppo nuovo, molta gente viene dal calcio a 11, molti sono venuti per provare, quindi diciamo una squadra fatta così per divertimento, per cose... cioè, puro divertimento, però alla fine siamo cresciuti, abbiamo trovato dei risultati, molte volte, ripeto, siamo stati sfortunati e quindi i risultati non sono arrivati. E il bilancio secondo me è positivo, perché abbiamo un gruppo di 15 persone al campo che si allenano, che diamo a cena, dirigenti, tutto quanto, abbiamo creato una piccola famiglia. E questo è l'importante. Riguardo alle cene, com'è la partecipazione di Martin? Registrata a volte o... Lui salta questo tipo di appuntamenti? No, ma lui lo devo pregare molto, perché, ma sai, Fabrino, me vate, venite, siete tutti i ragazzi, che faccio, che vengo solo io. E allora viene Martin e anche Daniele Porcelli, non è che... Ah, si fa rispettare, lo conosco. Se la ridono. Lo conosco, a tavola lo conosco, non solo per la forchetta. E poi l'obiettivo stagionale è stato conseguito, che è una cena nei miei confronti da parte... Sì, quella di con mio fratello, la scommessa, i 12 punti, i famosi 12 punti. Bene. Tu Roberto, che dici? Come li vedi questi ragazzi? Stanno crescendo, un'esperienza comunque preziosa per loro. Come dico io, l'esperienza sicuramente è preziosa per me, sono una banda di sfasciati, lo dico senza remore, però se non erano una banda di sfasciati non avrei messo Caniggia alla conduzione. Comunque sono dei ragazzi che ci credono, stanno facendo un buon lavoro per limite delle possibilità che hanno, per tutta una serie di situazioni, infortuni.
non ci scordiamo che penso un record a memoria mia, che questa squadra ha avuto 3 volte l'ambulanza al campo, quindi voglio dire, però... e colgo l'occasione per fare gli auguri a Stefano Piccini che si è operato, e gli auguriamo una pronta guarigione, è un ragazzo veramente in gamba e gli diciamo queste parole che gli siano di conforto in questo momento di sofferenza. Ovviamente ci uniamo a questi auguri. Fabrizio, Tiziana, che noi lo conosciamo come Caniggia da queste parti, dacci il perché di questo soprannome che ti è stato dato. Sì. È una vecchia storia. Da tanti anni, da ragazzino, c'avevo a parole, c'avevo i capelli lunghi e allora mi hanno chiamato Caniggia. Bene, è stato sintetico molto, ma significativo. Prima di darvi in pasto alle domande di Daniele Porcelli, volevo chiamare in causa Cristiano per quanto riguarda la situazione a Rocca Secca, come va da quelle parti, soprattutto per l'ultimo risultato? Beh, un pareggio che ci va un po' strettino come risultato, però diciamo che abbiamo giocato contro una grandissima squadra, un 2-2 tutto sommato che ci può stare tranquillamente, tranne che magari per le occasioni un po' sciupate nel corso del primo tempo. Vincevamo 2-0, poi abbiamo sbagliato un rigore, un tiro libero, abbiamo colpito un palo, abbiamo dato la possibilità di aprire la partita a 4 minuti dal termine del primo tempo e poi loro sono stati bravi, riusciti a trovare il guizzo per agguantare il pareggio, quello che volevano giustamente. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a loro, dovessimo fare un bilancio in questo momento della stagione? Beh, noi stiamo più che bene, noi siamo partiti come una matricola, quindi siamo terzi in campionato, quindi ci stiamo giocando il campionato tra le... No, vabbè, le 2-3 giocatori che avevano fatto la Serie C1 ce l'abbiamo in squadra, però non è che puntavamo a vincere il campionato. Non siamo partiti per vincere il campionato, questo qua è sicuro... Sono contenti della loro posizione classifica, mi sembra. Soddisfatti. Vai Daniele, sono tutti tuoi. Allora Cristiano, sì. La Latina Scalo, terzo pareggio consecutivo, perde grotte occasione proprio nelle ultime giornate. Tra l'altro alla settimana prossima serverà il turno di riposo. Voi avete perso una grotta occasione sabato, potevate fermare la capolista. Ma tra le squadre io inserirei l'Eagles Aprilia, terzo risultato utile consecutivo, terza vittoria consecutiva. Tra queste tre, insieme, metto voi, chi vedi più prossima, punzecchiare a questo punto la capolista, escludendo voi che già l'avete affrontata? La capolista credo che sia irraggiungibile adesso, perché più 7 da noi, più 6 dal Latina Scalo. Quindi vedo, penso che sia già andata, come cioè, se n'è andata sto campionato, credo che non ci sia più da riuscire a raggiungere la prima. Quindi possiamo presupporre un'altra lotta al di fuori di quella del vertice? Sì, credo di sì, per la seconda piazza il discorso penso che sia abbastanza aperto, perché ci stanno pochissimi punti di differenza, tra la seconda e la quarta ci sono 4 punti di differenza, quindi non è tutto attaccato. Ecco, ora, se dovessi dare delle percentuali sulle 3 formazioni? Sentendoti non proprio parte sì, in sì, causa sì, no, a no, questo no, punto. No. Credo che il Latina Scalo, guarda, io lo dico apertamente, la differenza fra la prima e la seconda, la terza e la quarta sono soltanto i pareggi, perché sui punti che mancano per il gap tra prima, seconda e terza. Noi abbiamo pareggiato, loro sono stati molto più attenti, hanno chiuso le partite molto prima e non hanno rischiato mai nulla. Questa è la differenza fra... perché non la vedo sta super corazzata da poter, sono stati abili nel saper sfruttare le occasioni. Secondo voi invece, voi della Broker, lì in alto, quali sono gli equilibri, qual è la situazione? Qual è un pronostico magari, soprattutto per questa seconda piazza? Io mi accodo a quello che diceva Cristiano, che secondo me il primo posto ormai è... Non è che la vogliamo tirare a Mister Gopio, secondo me è proprio assegnato. Sì, assegnato. Ci sarà una lotta tra Eagles Aprilia, Latina Scalo e appunto la squadra di Cristiano, che si giocheranno al secondo posto fino alla fine. Roberto ci faceva notare una cosa mentre parlava Fabrizio, che la Broker è proprio croce e delizia di queste 3 formazioni. Sono affiliati con la Sisma.
perché tra l'altro è stata la formazione che ha rubato, strappato, mi correggo, chiedo scusa, punti alle tre formazioni, all'Eagles alla prima giornata il 2-2, al Latina Scalo sempre il pareggio e 2-2, tre identici pareggi in 2-2, proprio croce e delizia. Di... Quindi scatta un'altra cena offerta dalla capolista. Già consumata. Già consumata. Okay. Roberto tiene il conto delle seconda, terza e quarta non hanno voluto, quindi... Alessio, secondo te, fai finta che non ci sia Cristiano, chi è che la spunterà per il secondo posto? Beh, vedendo il collettivo delle quattro squadre è una dura lotta, ma non vorrei sbilanciarmi, ecco, neanche per fare un torto a Cristiano. Mi rimani diplomatico, insomma. Sì, sì, imparziale. Imparziale. Francesco, che segue tutto, anche queste categorie, che idea ti sei fatto di questo campionato? Io ho visto alcune partite quando hanno giocato di venerdì e devo dire che anche il livello della Serie D sta crescendo. E sono convinto anch'io che il primo posto comunque è andato e sarà una dura lotta tra tutte le altre tre formazioni. Anche in questo caso il gruppo più forte riuscirà alla fine a spuntare il secondo posto, che credo dia diritto forse ai playoff. Adesso non so bene i regolamenti della Serie D o un eventuale ripescaggio, quindi comunque un piazzamento importante e di prestigio. Bene, bene. Cristiano, a posto così? Rocca Secca, vogliamo aggiungere qualcosa? A posto. A posto così. Allora parliamo del girone B. Sì, andiamo a vedere. Anche perché c'è un Vicinilli che freme, sì? Che scalpita. Allora, Serie D girone B, Don Bosco Gaeta, Atletico Sperlonga 3-5, Old Ranch, Maragana Gaggita 6-1, Olympic Marina, Virtus Pigno 9-2, Sporting Terracina, Real Terracina 6-5, Virtus Cauri, Città di Minturno Marina 8-5, Visfondi, Ventotene 10-2, ha riposato l'Olympus Sporting Club. Amerigo Vicinilli, è stata una passeggiata quest'ultima con Ventotene? Era una partita che già si presentava abbastanza semplice, perché comunque il Ventotene, diciamo che questo campionato lo ha preso un po' per far fare esperienza a qualche giovane, quindi giocano molto per il divertimento. Quindi la partita dopo 8 minuti era sul 4-0, quindi ci siamo anche un po' rilassati, nel senso che dopo il primo tempo ci siamo un po' rilassati, abbiamo fatto giocare un po' tutti i giocatori a disposizione, ho cambiato il portiere. È stata una partita in cui sapevamo che la partita sarebbe stata facile se l'approccio era quello giusto dall'inizio. All'inizio abbiamo subito fatto gol dopo 40 secondi. E avete messo al sicuro. Quindi il risultato poi è andato tranquillo. Tu hai preso questa squadra strada facendo, adesso quanto tempo è che stai seguendo la Vis? È un mese e pochi giorni. Raccontaci abbiamo un po' questo tuo intervento, su cosa hai dovuto lavorare per... Ma è stata una chiamata che mi è arrivata un po' all'improvviso, nel senso che sinceramente non me l'aspettavo, anche perché era una squadra che comunque era al secondo posto in classifica, solo che aveva perso qualche punto per strada in maniera un po' strana, diciamo, nel senso che i giocatori non riconoscevano la figura, perché all'inizio la figura dell'allenatore era rivestita da un giocatore. La società ha voluto dare una divisione da questo, ha lasciato al giocatore fare il giocatore, quindi hanno voluto un allenatore alla guida della squadra. Io l'ho preso, ho fatto tre partite, abbiamo fatto tre vittorie abbastanza tranquille. Una squadra che comunque potenzialmente è una squadra forte, perché ha giocatori di categoria superiore sicuramente. Purtroppo non è vicina all'Olympic Marina solo perché all'inizio il gruppo non era questo. Le prime tre partite c'erano altri giocatori e infatti nelle prime tre partite sono stati persi 5 punti, per cui con quei 5 punti in più sicuramente nelle prime tre giornate hanno fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. E lì è stato un po' compromesso il tutto. L'Olympic Marina non perde mai, non pareggia, fa tutte vittorie. Un rullo compressore. Daniele. Enrico, tu hai preso la squadra, sono tre partite, tre vittorie consecutive, hai parlato di giocatori importanti, uno rivestiva il doppio ruolo che è Emilio Cibelli, che tra l'altro è un punto inamovibile del tuo quintetto.
hai un altro giocatore che è sceso molto di categoria, qualcuno se lo ricorderà, che è David Russo. Tra l'altro lui anni fa ha avuto la fortuna di vestire la maglia azzurra nelle giovanili. E avere un lusso, come anche rimarcava poco fa Francesco Dario, la Serie D sta crescendo. In questo girone ormai l'Olympic è una battistrada, non conosce assolutamente ostacoli. Voi lottate per questo secondo posto, guarda caso, con un'altra conterranea paesana, che è l'Old Ranch. Più o meno avete perso punti alla stessa maniera, sempre con la capolista, avete perso con la capolista, e poi voi avete perso un derby in maniera molto strana con lo Sperlone. Chi tra le due però vedi avere, cioè chi ha tra le due la possibilità di poter dire qualcosa in più? Diciamo che i punti sono stati persi, i veri punti, perché l'Atletico Sperlonga è una delle prime tre giornate, i veri punti sono stati persi col Maracana Gagita. La partita d'esordio, è l'unica però, partita persa in casa dalla Vis Fondi. La vera sconfitta è arrivata col Maracana, perché è arrivata quattro giornate fa e il gruppo era quello di adesso, quindi lì quei tre punti sono diventati pesanti, perché a questo punto saremmo avanti all'Old Ranch e quindi saremmo più tranquilli in classifica. David Russo è un giocatore sicuramente di categoria superiore, adesso si è messo a disposizione della squadra, lui purtroppo ha dei problemi di lavoro, quindi si allena solamente una volta a settimana. Nel gruppo adesso è entrato anche Matteo Iannitti, che è stato un grande giocatore, ha giocato nella Lazio calcio a 11, ha fatto tante stagioni tra eccellenza. Ma ci sono difficoltà a gestire questi giocatori? Guarda, Matteo e David sono veramente tranquilli, perché una cosa, io mi sono meravigliato del loro atteggiamento, che è stato veramente positivo, e sono i primi ad arrivare al campo. Matteo è una cosa, si vede che l'ha fatto per professione, perché è uno preciso, arriva mezz'ora prima dell'allenamento al campo, si prepara, e è sempre quello che incita di più i compagni, anche in panchina. Sono veramente degli esempi. Poi il capitano Cibelli, anche lui è un esempio, perché ha calcato comunque dei palcoscenici più importanti. È una squadra che sicuramente, secondo me, nella Coppa potrebbe raggiungere il livello più alto, perché se riusciamo a battere la corazzata Sissi Impianti, può darsi che ci involiamo verso una possibile finale di Coppa. Staremo a vedere. Per concludere il discorso, proprio un commento rapidissimo su questa classifica: da quale avversario ti aspetti qualcosa in più nel proseguo del campionato e quale magari squadra ti ha deluso più delle altre? Beh, l'Old Ranch è la squadra che è un po' la sorpresa. Loro sono a 31 punti come noi, hanno vinto la partita che avevano in meno. Aggiorniamo la classifica. Quindi siamo a pari punti con le stesse partite. Loro sono una squadra molto giovane. Sabato hanno vinto all'ultimo secondo a Minturno, sono una squadra che non mollano mai, quindi sono loro quelli che noi dobbiamo tenere d'occhio. Forse la squadra che ha deluso un po' di più è lo Scauri, perché l'anno scorso ha lottato per vincere il campionato, e il Don Bosco anche, perché il Don Bosco ha dei giocatori importanti che hanno giocato anche in Serie C2 e invece nelle ultime quattro partite ha fatto tre sconfitte. Benissimo, perfetto. Siamo al momento della chiusura, la chiusura la affiderei a Roberto, una valutazione delle tue magari su quello che ti ha convinto di più dell'ultimo weekend di gare, o magari la cosa che ti ha colpito di meno, non so, la cosa che ti ha deluso, non so, al di là delle cene con la broker. Vabbè, sicuramente ha avuto eco di risonanza, ecco, la celebrazione della Cogianco, di questo incontro che era molto sentito un po' su tutta l'area laziale. E poi credo che il bello, soprattutto in Serie D, c'è sempre molta incertezza, e in C2 c'è questo campionato che, ripeto, secondo me è livellato verso il basso, e in cui tutti possono vincere e perdere con chiunque, e quindi c'è un numero di formazioni che si contenderà la vittoria finale fino all'ultimo.
Benissimo. Andiamo a salutare i nostri ospiti, Tiziana. Sì, salutiamo i nostri ospiti. Ringraziamo Francesco Dario. Grazie a voi. L'allenatore, il giocatore, il capitano, chi più ne ha più ne metta, autista, Fabrizio Crisquali. Consegnatore di riviste, mi hanno detto. Anche. Di riviste, dall'altro. Alessio Vidali. Buonasera a tutti. Cristiano Marteddu. Buonasera. Amerigo Miccinilli. Buonasera. Roberto Martin. Buonasera, buonasera a tutti. E Daniele Porcelli. Prima di chiudere buonasera io... Buonasera a tutti. Scusami Daniele, io. Ho detto che sei troppo informato. Ho esagerato, scusate. Volevo semplicemente ricordare il sito che è mondofutsal.net. Qui. Perfetto, allora noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per averci seguiti. Grazie a Tiziana Pittò. A lunedì.